per l'acquisto di servizi per la prima infanzia. E abbiamo con il ministro Sacconi concluso un accordo la scorsa settimana volto proprio ad introdurre all'interno della contrattazione collettiva modelli flessibili, la flessibilità, il part-time. Ma le donne molto spesso serve entrare un'ora più tardi, uscire un'ora prima dal lavoro per poter accompagnare i figli a scuola oppure andarli a prendere. Ecco, con questo accordo credo che abbiamo raggiunto un punto molto importante nelle relazioni tra sindacati e governo, perché tutti i sindacati hanno partecipato, hanno accolto e hanno approvato questo accordo, e quindi il part-time, che tanto aiuta le donne, soprattutto le donne madri, entrerà a far parte della contrattazione collettiva. Sempre in sintesi, per evitare di approfittare del vostro tempo, di rubarvi troppo tempo, anche io devo dire ho un altro incontro a Napoli. Partecipazione delle donne alla vita economica del nostro paese. Sappiamo che anche questo purtroppo è un punto molto dolente per l'Italia, ma non solo per l'Italia. Ebbene, anche su questo fronte io credo che questo governo possa intestarsi quella che si può definire, senza tema di essere smentita, una battaglia epocale, perché come avete letto sui giornali, come avete ascoltato in televisione, manca ormai pochissimo per approvare quel provvedimento che istituisce le quote rosa all'interno dei consigli di amministrazione delle grandi aziende. Devo dire che, come credo tutte voi, non amo le quote rosa, non è sicuramente piacevole sapere di essere stata scelta non per meriti, non per talento, non per capacità, ma perché appartenente a una quota, perché appartenente a un genere. Ma purtroppo questo fa parte di uno di quegli interventi legislativi di cui Fiorella parlava prima, di cui c'era veramente bisogno, perché pensate che le donne all'interno dei consigli di amministrazione sono soltanto il 3% in Italia, e non perché manchino donne brave, capaci, intelligenti, con curricula di tutto rispetto, no, perché proprio due giorni fa alla Camera con Lella Golfo, che è una delle presentatrici di questo progetto, abbiamo presentato ben 1500 curricula di donne di grandissima esperienza nel campo imprenditoriale, manageriale, economico, legale, politico e sociale. Questo perché purtroppo ancora si fa fatica a pensare alle donne per determinati ruoli, soprattutto quando si sale la scala delle responsabilità, quando si salgono i gradini delle responsabilità. Sono sempre di più gli ostacoli che si frappongono tra le donne, la loro capacità, il loro bagaglio di istruzione, che molte volte è superiore rispetto a quello dei colleghi maschi, il loro talento, la loro voglia di rendersi utili e di dare un contributo, e la possibilità di raggiungere dei ruoli di responsabilità. Ecco perché sono d'accordo, Fiorella, pur essendo contraria, credo come tutte, alle quote rosa, credo che questa legge, che durerà per il tempo necessario, due mandati, per garantire, ci auguriamo, il raggiungimento di un equilibrio tra i generi all'interno dei consigli di amministrazione, ecco perché credo che questa sia una buona legge, anzi un'ottima legge, e che servirà per mettere le donne nelle condizioni di competere alla pari con gli uomini. Uguaglianza nelle opportunità, noi chiediamo semplicemente questo.